Oltre 140 biologi marini provenienti da tutta Italia saranno accesi in Attico in questi giorni per il 49° congresso nazionale della Società Italiana di Biologia Marina, ospitato al Centro di Ricerche Marine. 5 giorni di lavoro in cui si parlerà dello stato trofico del sistema padano-adriatico, dei blum algali, di biodiversità, di cetacei, di Mediterraneo, di acquacoltura e degli impianti ambientali derivanti dai cambiamenti climatici. Per 5 giorni i biologi marini che operano in Italia e non solo, abbiamo anche qualche ospite straniero, discuteranno in questa sala dei principali temi. Temi che vanno dall'inquinamento del mare, alla biodiversità, allo studio dei mari profondi del Mediterraneo, all'acquacoltura sostenibile e quant'altro. Poi ovviamente vi sono sessioni dedicate a temi, diciamo, come ad esempio le risorse ittiche, come ad esempio la qualità dei fondali dei mari italiani, cose di questo genere, quindi diciamo uno sguardo a 360 gradi di tutte le problematiche che riguardano i mari italiani. Qual è la qualità del nostro Adriatico? Cosa presenta di dati oggi? Noi come ARPAE abbiamo presentato anche di recente, oggi verranno ripresi gli studi della qualità dell'acqua nel 2017, l'annata 2017, che si è caratterizzato per una qualità dell'acqua in tutto l'Adriatico complessivamente buona. Questo evidentemente hanno influito vari fattori a questo dato estremamente positivo.